That's life. That's love. Buongiorno, benvenuti. Oggi, non vi spaventate, parleremo di reincarnazione, la possibilità di vivere più vite. Ci sono persone che attraverso varie tecniche, come ad esempio l'ipnosi, l'autoipnosi, sono in grado di raccontarci di aver vissuto un'altra vita, in un'altra epoca, in un altro tempo. C'è un ragazzo, un ragazzino perché ha 12 anni, che racconta in questo filmato l'altra sua vita. Guardate. Cameron McCauley è un bambino scozzese di appena 12 anni che da quando ne ha 3 ricorda e racconta di una vita passata. Fin dall'asilo disegnava una casa bianca davanti al mare che si trova a Barra, un'isola che dista 300 chilometri da dove vive. Descriveva nei minimi particolari gli aerei che atterravano sulla spiaggia e soprattutto ricorda con malinconia il suo cane pastore e la sua famiglia, i Robertson. Composta dal padre, morto in un incidente, dalla madre, con i capelli corti castani, e dai suoi fratelli, con cui giocava tra le dune. Cameron parla di una vita che non esiste, perché è nato e vive a Clydebank, vicino Glasgow, non ha mai avuto un cane e ha un solo fratello. La mamma, Norma, preoccupata dai suoi racconti, decide di affrontare insieme a uno psicologo un lungo viaggio per andare nei luoghi descritti dal figlio e capire se ciò che dice corrisponde a verità. Con loro grande stupore, quando arrivarono a Barra, Cameron era felice e continuava a ripetere «Ve lo avevo detto che era tutto vero!». L'aereo era atterrato sulla spiaggia e, dopo alcune ricerche, scoprirono che negli anni 60 esisteva una famiglia di nome Robertson, avevano un cane pastore e abitavano in una grande casa bianca, a cui, dalla spiaggia, si accedeva grazie a un passaggio segreto, un cancelletto, più volte descritto da Cameron. Molte delle cose raccontate dal bambino trovarono riscontro, mentre altre, come il nome del padre, ancora sono avvolte nel mistero. Ma è possibile che una persona sia vissuta due volte? È quello che ci chiederemo nella puntata di oggi, nella scheda di Alessandra De Sanctis. Insomma, la storia di un bambino, la straordinarietà di questa storia sta nel fatto appunto che a raccontarla, a viverla è un bambino, quindi ingenuo, difficilmente manipolabile. Insomma, voi credete alla reincarnazione? È possibile aver vissuto più vite? Chi eravamo allora in un'altra vita? Ma soprattutto, chi siamo oggi? Sembriamo un po' Gigi Marzullo oggi con queste domande. Con queste domande, ma abbiamo delle risposte però da darvi. E lo faremo tra poco con delle testimonianze vere che vi racconteremo tra poco dopo il TG1. That's life. That's life.